Mazzara SLM, i controlli dei carabinieri scatta la denuncia per 8 persone per reati vari. Covid, bollettino settimanale della regione, ancora in calo i casi in Sicilia. Mazzara, l'amministrazione concederà 15 locali comunali in comodato d'uso ad associazioni senza scopo di lucro. Palermo, presentata la 10ª edizione di Blue Sea Land, in programma la prossima settimana a Mazzara. Calcio eccellenza, il Mazzara giocherà sul campo dell'Unità Sciacca, la Mazzarese ospita il CUS Palermo. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Controlli dei carabinieri a Mazzara e Salemi. 8 persone sono state denunciate. Il servizio. Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio svolti negli ultimi giorni a Mazzara 2 e Salemi, i carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo hanno denunciato 8 persone per vari reati, mentre altre sono state segnalate alla locale autorità amministrativa per il possesso di piccoli quantitativi di droga ad uso personale. In particolare, a conclusione di mirate accertamenti svolte con l'ausilio di personale specializzato dell'Enel, i carabinieri hanno accertato 3 allacci abusivi alla rete elettrica. Per tale motivo, altrettante persone sono state denunciate per il reato di furto aggravato. Altre 5 persone sono state poi denunciate a vario titolo, in particolare un 46enne perché trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga 15 centimetri, e poi un 21enne per ricettazione poiché sorpreso alla guida di un'autovettura oggetto di furto. Un 28enne per guida senza patente, un 24enne per guida in stato di ebbrezza ed un 27enne sorpreso alla guida di un'autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica. L'autovettura oggetto di furto è stata restituita al legittimo proprietario. Nello stesso contesto operativo, 4 persone, tutte gravate da precedenti di polizia, sono state segnalate alla prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti a seguito del ritrovamento di 1 grammo di cocaina e 10 grammi di hashish. I carabinieri di Pantelleria hanno arrestato un 27enne sull'isola per il reato di minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L'uomo è stato fermato ubriaco a bordo di un'auto. Il 27enne, al momento del controllo con l'etilometro, ha perso il controllo e ha minacciato i carabinieri. Quindi, oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza con mezzo sottoposto a fermo amministrativo ai fini della confisca, è scattato anche l'arresto. L'autorità giudiziaria oggi, condividendo l'operato dei carabinieri, ha convalidato l'arresto. Aveva violato le prescrizioni imposte da una misura alternativa alla detenzione. L'uomo tratto in arresto dagli agenti della squadra mobile di Trapani domenica scorsa sulla base di un provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Il 39enne trapanese è stato rintracciato dagli operatori della squadra volante a bordo di una vettura rubata, sulla quale era nascosta anche della refurtiva. L'uomo è stato accompagnato in carcere. Al termine degli accertamenti sul veicolo e sugli oggetti trovati, il 39enne è stato anche denunciato con l'accusa di ricettazione. Il governo regionale ha reso noto che entro il 3 novembre verrà pubblicata la gara da 144 milioni di euro per il ripristino della tratta ferroviaria Trapani-Alcamo via Milo. Nelle scorse ore si è tenuto un vertice programmatico nella sede dell'assessorato regionale delle infrastrutture con l'assessore Falcone, il capo della Direzione Nazionale Investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, Vincenzo Macello, presente anche il direttore del Dipartimento Infrastrutture Fulvio Bellomo. L'incontro ha definito le prossime tappe utili all'avvio di alcuni investimenti in infrastrutture ferroviarie della Sicilia. Parliamo adesso di Covid, bollettino settimanale della Regione, ancora in calo i casi in Sicilia, il servizio.
Continua la decrescita della curva epidemica in Sicilia. Lo ha reso noto la regione siciliana attraverso il bollettino settimanale del DASOA, il Dipartimento Attività Sanitaria e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato alla Salute. Il progressivo decremento dei nuovi contagi ha fatto registrare un'incidenza settimanale di 36,5 casi su 100.000 abitanti tra l'11 e il 17 ottobre, con ulteriore riduzione rispetto alla settimana precedente, 40,8 su 100.000 abitanti, al di sotto della soglia di 50 casi su 100.000 abitanti. Il trend appare, secondo il bollettino, non omogeneo in tutte le province. Occorre valutare attentamente l'andamento delle prossime settimane. Continua a ridursi l'incidenza di nuove ospedalizzazioni e il livello di occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, elemento di attenzione è l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, che ha determinato un incremento delle prime dosi erogate nell'ultima settimana. In particolare si evidenzia un picco a ridosso del 15 ottobre, data d'inizio dell'obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro. Nella sola giornata del 14 ottobre le prime dosi somministrate sono state 9.507. Si registra un significativo trend in aumento delle prime dosi concentrato nelle fasce di età 12-19, 20-29, 30-39, 40-49, con un incremento del 4,81% di dosi somministrate rispetto alla settimana precedente. Prosegue la somministrazione della dose aggiuntiva per i soggetti immunocompromessi, trapiantati o in attesa di trapianto. Dal 20 ottobre scorso è possibile per gli over 60-20 diritto prenotare la terza dose, purché siano trascorsi 6 mesi dalla somministrazione della seconda. L'assemblea dei soci dell'Associazione Culturale Quarara di Mazara è riunitasi per analizzare la situazione del ponte Boccarena. Sollecita il sindaco Salvatore Quinci affinché si possa dare inizio ai lavori del suddetto ponte già programmati con la ditta appaltatrice. L'associazione sollecita inoltre la messa in sicurezza del percorso alternativo e la possibilità di raggiungimento della città attraverso un servizio organizzato di bus, navetto, minibus con più corse nell'arco della giornata. Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Il Consiglio Comunale di Marsala è convocato martedì 26 ottobre, giovedì 28 ottobre alle ore 17.30. All'ordine del giorno sono stati iscritti 14 punti, tra questi l'esame del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ed ancora una mozione e alcuni atti di indirizzo. La deputata regionale alcamese Valentina Palmeri interviene su alcune criticità che ci sarebbero nell'ospedale alcamese. Nelle settimane precedenti ho informato anche il dirigente generale dell'assessorato alla salute La Rocca sulle note criticità del nostro piccolo ma importante nosocomio San Vito e Santo Spirito, scrive la Palmeri. Dalla Rocca sono ovviamente arrivate rassicurazioni e possibili soluzioni nel riconoscimento innegabile del fatto che Alcamo è un centro importante demograficamente e territorialmente, soprattutto per il fatto che oggi molti ospedali limitrofi sono stati convertiti in Covid hospital. Il punto è che il tempo delle rassicurazioni è terminato e adesso i cittadini si aspettano risposte. L'attenzione rivolta verso la struttura sanitaria alcamese è altissima, consci del fatto che è necessario un efficientamento dei servizi, soprattutto in considerazione del fatto che parliamo di un territorio con un bacino di utenza notevole, ha concluso la deputata alcamese. 15 locali comunali di Mazara verranno concessi in comodato d'uso dall'amministrazione ad associazioni senza scopo di lucro il servizio.
15 locali comunali di Mazara del Vallo saranno concessi dall'amministrazione in comodato d'uso ad associazioni senza scopo di lucro con procedura di evidenza pubblica. Si tratta in particolare di 4 locali ubicati al piano terra dell'ex centro direzionale di Mazara 2, un locale ubicato in una palazzina dello stesso quartiere ed ancora i locali dell'ex istituto professionale marittimo IPSAM di via Luigi Vaccara, l'ex chiesa di Sant'Agnese nel largo Badiella, Ottovani al palazzo della legalità di via Giotto ed un vano all'interno dell'immobile comunale di via Madonie, angolo via dei Ciclopi. Potranno richiederne il comodato d'uso associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato per la tutela della natura e dell'ambiente, per la valorizzazione del patrimonio artistico e storico costituite nel territorio cittadino, che non hanno scopo di lucro, non svolgono attività economica a titolo principale, conformemente alle disposizioni presenti nel regolamento in vigore. Le domande potranno essere presentate subito dopo la pubblicazione nell'albo pletorio dell'avviso ufficiale a cura del dirigente del settore servizi alla città e alle imprese servizio patrimonio. Disciplinate giornate e orari per l'ingresso al cimitero di Marsale in occasione della commemorazione dei defunti. Con il provvedimento a firma del sindaco Grillo è stato regolamentato l'afflusso dei visitatori, garantendo al contempo una pulizia straordinaria dell'area cimiteriale. Questa in particolare sarà effettuata nel pomeriggio di venerdì e nell'intera giornata di sabato, quindi il cimitero resterà chiuso. Pertanto, in prossimità delle ricorrenze, inclusa quella di Tutti i Santi, l'ingresso al cimitero sarà così articolato: venerdì dalle 7 alle 13, domenica 31 dalle 7 alle 13, lunedì 1 e martedì 2 novembre dalle 7 alle 17. Parliamo adesso della Kermesse Blue Sealand che si terrà a Mazara la prossima settimana. Ieri la presentazione dell'evento a Palermo con l'assessore regionale della pesca mediterranea Tony Schill, il presidente del distretto della pesca e crescita blu Nino Carlino e l'assessore alle attività produttive del comune di Mazara Pietro D'Angelo. Sentiamo alcune interviste. Non poteva esserci titolo migliore per la decima edizione, il Mediterraneo. Il Mediterraneo, diciamo, rappresenta un po' la sintesi della nostra azione politica amministrativa applicata al mondo dell'agroalimentare e della pesca in particolare. Perché, come dicevo nel mio intervento, il Mediterraneo non è periferia del mondo, ma è la porta d'ingresso di questo mondo arabo in Europa. E quindi noi siamo protagonisti. Allora, se riusciamo, e Blue Sealand in questo senso può aiutarci a fare sintesi tra i diversi attori di tutto questo ragionamento politico-economico, sono convinto che noi riusciremo ad assicurare tramite la pesca in primis, ma l'agroalimentare in generale, che arriverà anche poi a uno sviluppo turistico, futuro e benessere ai siciliani. All'interno del nostro stand, del dipartimento, ci sarà tutta una serie di iniziative che sono state finanziate proprio per mettere, ecco, all'esterno un lavoro sinergico che viene fatto a partire dalla sostenibilità, che è un altro settore e un altro ragionamento importantissimo. Tra l'altro una sostenibilità che noi vogliamo che sia anche una sostenibilità anche economica, e quindi se riusciamo a fare, e questi progetti sono finalizzati a questo, abbiamo fatto sicuramente un ottimo servizio al mondo della pesca nell'interesse dell'ambiente. Intanto il Blue Sealand mette a focus tutta la filiera ittica siciliana, quindi non solo la pesca ma anche la trasformazione di ogni tipo e poi anche l'acquacoltura. E lì, secondo noi, noi abbiamo motivo di poter spendere qualche parola in più e di poter avere maggiore forza per riuscire a intraprendere dei percorsi virtuosi di cooperazione con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Ma noi già da anni parliamo di Mediterraneo allargato, tant'è che anche quest'anno avremo la presenza di paesi dell'area subsahariana. Per esempio, ci sarà un convegno il secondo giorno gestito da una delle direzioni generali del Ministero degli Esteri, in cui si parlerà di ASEAN. Ci collegheremo con i paesi e gli ambasciatori dell'area ASEAN. Quindi Blue Sealand non è solo diciamo in qualche maniera una cosa ristretta, diventa anche
un palcoscenico dove queste delegazioni hanno motivo di poter confrontarsi con noi e di poter esprimere quelle che sono le loro idee e i loro progetti. Attraverso diciamo, eventi così importanti quale il Brusilent, che spero e mi auguro a partire da quest'anno, dopo ovviamente questo momento così difficile che abbiamo attraversato, ma l'intero pianeta ha attraversato attraverso le difficoltà che ci sono state con la pandemia, si possa ripartire. E la cosa importante che io ho notato in questa conferenza stampa è la sinergia fra le istituzioni, sia dal punto di vista di governo che regionale, ma ovviamente con la piena disponibilità del governo locale, quale l'amministrazione, capeggiata dal sindaco Quingi, a sostenere con forza questo evento, perché il prossimo anno, sperando ovviamente che si normalizzi, Mazara diventi veramente il centro del Mediterraneo, mettendo assieme tutti i paesi del Nord Africa attorno a un tavolo per discutere ovviamente di problematiche inerenti alla pesca e non soltanto la pesca. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo Terza Pagina. Benvenuti al TG Vallo Terza Pagina. Operai al lavoro a Salemi per gli interventi di piantumazione del verde pubblico. Gli addetti della Costruzioni Generali e Servizi di Ingegneria, ditta che si è aggiudicata la gara indetta dal Comune, sono all'opera in via Alberto Favara, dove l'intervento cambierà il volto dell'ingresso alla città per chi arriva dall'autostrada 29. Qui vengono messe a dimora lantane, rosmarino strisciante. Nella stessa zona sarà collocato anche un elemento architettonico che valorizzerà ulteriormente l'accesso al centro abitato. I lavori proseguiranno poi in via Rocca San Leonardo e lungo tutto il tratto di strada che conduce fino a Contrada Gorgazzo, porta d'ingresso per chi giunge da Marsala. Qui saranno collocate piante di oleandro, analogo intervento anche per l'ingresso in città dalla statale 188 per chi arriva da Trapani attraverso Vita. L'investimento complessivo programmato dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Venuti è di circa 100.000 euro. Ed ora lo sport. Calcio, campionato di eccellenza, si gioca domenica la settima giornata, queste le partite in programma nel girone A. Acre, Casa Casteltermini, Canincattì, Don Carlo Misilmeri, Enna Monreale, Mazzarese Cusso e Palermo, Nissa Marsala, Oratorio San Ciro, Profavara, Parmo, Valle Castellammare, Unitas, Sciacca, Mazzara. Impegno fuori casa quindi per il Mazzara di Mister Dino Marino, che giocherà sul campo dell'Unitas Sciacca. Lo abbiamo sentito questa mattina in collegamento telefonico. Mister Marino, domenica per la settima giornata di campionato, il Mazzara è impegnato contro l'Unitas Sciacca. Domenica abbiamo questo incontro difficile a Sciacca, cercheremo di portare a casa i tre punti, faremo di tutto perché i miei ragazzi settimana si sono allenati bene, stiamo bene, cerchiamo di dare il massimo. Dopo la partita splendida che hanno fatto domenica, ci aspettiamo un'altra prova importante per questa squadra. Come hai preparato la partita in settimana? Come sono i tuoi giocatori? Diciamo che qui in settimana abbiamo lavorato più sulla testa che sulle gambe, perché dopo un'ottima prestazione con l'Enna ci potrebbe essere la paura che i ragazzi magari si esaltano un po', e quindi cerchiamo di tenere basso il profilo e cercare di pensare allo Sciacca, che è un'altra partita troppo importante per noi, diciamo. Come stai vedendo la classifica dopo queste prime sette giornate? Ma noi abbiamo 10 punti e se guardiamo il calendario siamo avanti con il primo di marcia. Siamo a 3 punti dalle prime, che ancora devo incontrare tutto quello che ho incontrato io. Non dico che incontrare le squadre blasonate è più facile incontrare le piccole, che non è così, però diciamo che ti aiutano tanto, specialmente all'inizio, che ancora le squadre si devono organizzare. I
Marsala che ha regalato 2-3 partite al Canicattì, alla Mazzarese, invece ora se tu giochi col Marsala te la devi sudare la vittoria perché è una squadra organizzata. Diciamo che siamo contenti per i punti che abbiamo e ce li siamo sudati e ci appartengono tutti. La Mazzarese invece sarà impegnata allo stadio Nino Vaccara contro il CUS Palermo. Per quanto riguarda la squadra, ha ufficializzato il passaggio del difensore Gabriele Cicala, classe 2002. Il giocatore arriva dal Mazzara Calcio. Per la partita in programma domenica, oggi abbiamo sentito oggi il mister Giovanni Iacono. Sentiamo. Mister Giovanni Iacono, domenica questo impegno casalingo contro il CUS Palermo. Sicuramente dobbiamo cercare di fare 3 punti perché dobbiamo sfruttare il fattore campo e tra l'altro ci permette ancora di restare per un'altra giornata prima in classifica. Quindi bisogna affrontare la gara con molto piglio, dobbiamo stare concentrati, dobbiamo cercare di fare le cose per bene e di non ricadere con gli errori che abbiamo fatto naturalmente con questi termini. Come vedi la classifica? Siamo in testa alla classifica, 3 squadre a paio di punti, quindi insieme al Canicattì e all'Agassi, poi ci sono 5-6 squadre a 10 punti, quindi la classifica è abbastanza corta, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo guardare avanti e dopo domenica dobbiamo cercare sempre di fare meglio e di migliorarci, poi i conti si fanno sempre alla fine. Come hai preparato la partita in settimana? Ma la partita cerco di prepararla sempre allo stesso modo, il problema è le teste dei miei calciatori, e cosa pensano loro? Io mi auguro che dopo l'errore in casa del Castelpemme, che ancora oggi non riusciamo a smaltire nessuno per la delusione, quindi è una cosa collettiva, di squadra, di allenatore, di dirigente e tutti, credo che non dobbiamo fare più gli stessi errori, dobbiamo sapere che dobbiamo essere umili e lavorare giorno dopo giorno e affrontare la gara come è giusto affrontarla. E vi lascio alla programmazione in onda sulla nostra emittente. Grazie per averci seguito, arrivederci.